Ciao a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda. Il Polo Accademico Internazionale è un'istituzione di alta cultura fondata nel 2016 in protocollo d'intesa con la prestigiosa Accademia Internazionale delle Scienze Naturali. Il nostro obiettivo principale consiste nel promuovere le attività socioculturali e scolastiche, al fine di garantire alle masse popolari l'opportunità di istruirsi tramite una formazione pratica e di laboratorio esperienziale, di svolgere diverse e più complete attività di tirocinio teorico-pratico in ogni campo della conoscenza umana e di offrire un contributo sociale tangibile nell'inserimento dei vari ordini professionali. I nostri corsi di laurea sono Economia del Turismo, Scienze del Turismo, Scienze della Comunicazione, Scienze Attività Fisica, Ingegneria del Management, Scienze Motorie, Sociologia e Risorse Umane, Sociologia Olistica, Scienze Politiche, Scienza e Cultura, Laurea in Criminologia, Laurea Specialistica, Specialistica in Wellness. Il Polo Accademico Internazionale comprende anche l'Università della Terza Età Antonio Gramsci, un istituto accademico senza fini di lucro, in protocollo con il PAI. L'Istituto Internazionale delle Scienze Sociali, il Polo Accademico Internazionale è convenzionante. Enti di studi internazionali registrato in Svizzera, registro trasparenza dell'Unione Europea. Noi, professor Costantino Mazzanobile, rettore magnifico dell'Istituto Internazionale delle Scienze Sociali del Polo Accademico Internazionale, con i pieni poteri attribuiti dallo Statuto, visti tutti i documenti, gli studi compiuti, vista la delibera del nostro serato accademico, conferiamo alla nobile donna, signora dottoressa Miriam Scasseddu, nata a Cagliari, provincia di Cagliari, capoluogo di regione Sardegna, il 24 maggio 1927. La laurea di dottore in storia dell'arte UNESCO. Oggi un evento molto importante, dal Polo Accademico Internazionale, Silvio Siciliano, presidente del Polo Accademico Internazionale. Il Polo Accademico Internazionale è una realtà che nasce nel 2016 e si sostanzia con l'Accademia delle Scienze Naturali in compagnia del rettore, fratello, collega Costantino Mazzanobile. Oggi è un evento molto importante e duplice perché oltre la cerimonia di conferimento del titolo honoris causa a una persona poliedrica che abbraccia tutti i settori dello scibile umano, il nostro centro, istituto Polo Accademico Internazionale, riceve l'ufficialità come centro ASNOR nazionale per gli orientatori. L'ASNOR è l'unico ente nazionale che si occupa di orientamento accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola, direttiva 170/2016. Io do la parola al rettore che approfondisce un po' questo aspetto della formazione a 360 per l'aspetto scolastico e accademico. Prego rettore, illustraci un po' l'ASNOR e che cosa facciamo poi. Grazie innanzitutto, molto onorato di essere qui stasera e soprattutto alla luce di questo grandissimo traguardo importante che è stato raggiunto della Sardegna, perché il nostro istituto è diventato un centro di orientamento ASNOR. ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori, della quale già da tempo io e il professor Siciliano facciamo parte come orientatori, proprio della formazione iscritti e qualificati soprattutto. E la cosa importante è che il nostro istituto dà la possibilità anche di recuperare, diciamo, alle persone
gli anni persi, tra virgolette, per quanto riguarda gli esami universitari, con tutta una serie di agreement di università regolarmente accreditate, no, telematiche, nostre partner, dove addirittura al conseguimento del titolo di laurea, ovviamente previa prevalutazione, si dà anche l'opportunità di iscriversi negli albi ordinistici, perché praticamente noi diamo l'opportunità all'allievo di completare la sua formazione, addirittura con il VAE, la valutazione delle competenze acquisite. Questo che cosa vuol dire? Che la legge prevede che se un individuo ha conseguito 180 crediti può presentarsi a sostenere una tesi di laurea. La cosa importante è che praticamente molti ragazzi, sommando anche l'esperienza lavorativa, l'ateneo gliela valuta alla fine del conseguimento del titolo. Questo siamo molto contenti, siamo molto onorati, perché tra i nostri allievi vantiamo autorevoli personaggi del mondo dell'imprenditoria, del mondo soprattutto anche della pubblica amministrazione, nel mondo delle forze dell'ordine, generali, colonnelli, commissari di polizia, questori. Abbiamo tanti individui che addirittura noi premiamo anche con dei titoli di laurea onorifici, che sono le HC, le honoris causa, per le persone che si distinguono per le loro azioni meritevoli, raggiungono questo premio. È importante, non dimentichiamoci che la nostra socia è una cantante folk, anche in Sardegna molto conosciuta, ma soprattutto anche una poliedrica ragazza, ma soprattutto è una proprio poliglotta ragazza, perché conosce parecchie lingue, tra cui il russo, molto preparata nel russo praticamente. Ecco, tra l'altro molto importante il progetto che sta sviluppando con il nostro anche istituto sulla canzone russa mischiata alle canzoni sarde.